Il titolo di questo video è qualcosa di incredibile, è qualcosa che rispecchia l'umanità in questo momento. Ragazzi e ragazze che vanno solo dietro ad una sola cosa. Questo, il denaro, la banconota. Ormai questo mondo, ragazzi, gira solo ed esclusivamente sui soldi. Fa schifo? Assolutamente sì, potete chiederlo ai vostri genitori. Di quanto ai loro tempi era bello, fosse bello essere innamorati. Quanto era bello essere innamorati, ragazzi, con le lettere, non c'era tutto sto social, la gente che si stalkera così. Oggi andremo a vedere un video che forse ci farà riflettere, oppure forse ci farà fare quattro risate. Il titolo è: la mia ragazza mi ha scaricato perché ero al verde. Quindi proprio un tema abbastanza attuale. Ovviamente video della mia storia straordinaria. Invito ovviamente a lasciare mi piace e ad iscrivervi al loro canale. Ragazzi, che dire? Io voglio vedere che cosa succede. Sto ragazzo già mi fa pena perché si vede che è bello triste. Vediamo. Tutti, io sono Ezra. Lasciate. Ezra? Ok. Fate che vi presenti Eddie. Eddie è la mia ex ragazza. Ok, sembra al contrario, cioè vabbè. Ero innamorato di lei, ma purtroppo mi ha deluso. Oh no, perché? Lasciate che vi racconti tutta la storia dall'inizio. Siamo qua per questo, Ezra. Iniziai a frequentare la mia attuale scuola l'anno scorso. Eddie era nella squadra di nuoto. La prima volta che la vidi era ad una gara di nuoto interscolastica. Quindi è stata praticamente amore a prima vista. Lei ha fatto la gara di nuoto e lui, oh mio Dio, è bellissima. Ragazzi, mi raccomando, ciao Ezra e ciao Eddie nei commenti, eh. Era la ragazza più bella della squadra. Quello è stato il giorno in cui mi accorsi di essere... le ragazze con i capelli rossi hanno il loro fascino. Caro Ezra, posso dire, ti capisco. Sono innamorato perdutamente di lei. Ogni Madonna. Mattina, quando mi svegliavo, mi dicevo: oggi rivedrò Eddie. Passavo... andava via dal letto urlando, okay. Molto tempo a prepararmi davanti allo specchio. E beh, dici sia mai che... Prima non mi importava molto dei miei vestiti. E beh, è sempre così. Quando ti innamori di una ragazza a scuola, ogni mattina devi essere sempre preciso, perfetto. Certo, certo. Ma ovviamente. Ora pensavo a lungo a cosa indossare ogni giorno. Ovvio. Anche se la mia famiglia è di classe media, ho un sacco di vestiti tra cui scegliere. Vabbè, che significa? Non è che... cioè, classe media, cosa vuol dire? Non è che se sei ricco hai più vestiti. Al massimo, se sei ricco, hai pochi vestiti, ma mega costosi. Devo al meraviglioso capo di mio padre. Mio padre è un autista personale. Il suo capo, il signor Kit, aveva un figlio di 2 anni più grande di me. Lui amava gli sport pericolosi. Sfortunatamente ebbe un terribile incidente durante un'arrampicata. È morto. Morì. Il signor Kit aveva perso sua moglie qualche anno prima. Madonna, che sfigato. Dopo aver perso il suo unico figlio, oltre alla moglie, cadde in una forte depressione. E quindi praticamente per lui è come se fosse un secondo padre, immagino. A quel tempo il signor Kit mi invitava spesso a casa sua. Certo. Facevamo delle lunghe chiacchierate. Dopodiché lui riuscì a uscire dalla depressione. E a quel punto mi disse: Ezra, il tuo modo di pensare mi ricorda tanto mio figlio. Mi sembra di parlare con lui. È davvero bello passare del tempo. E quindi gli ha sganciato i soldi per i vestiti. Con te. Cioè, gli ha fatto da psicologo. Voglio darti una borsa di studio per la tua istruzione. Dopo aver... E lui l'ha sprecata in vestiti? Finito l'università, potrai lavorare per la mia azienda. Madonna, che culo, cioè. Ero davvero felice di questo. Il signor Kit continuò dicendo: ho solo un favore da chiederti. Posso mandare i vestiti di mio figlio a casa tua? Ah! Ti chiederò... Giustamente lui ha detto... di indossare i suoi vestiti quando verrai a trovarmi. Sare... Oh mio Dio, che psicopatico. Sei molto felice se tu potessi fare questo per me. Vabbè, oddio, in realtà sono vestiti gratis. Anche se vi dico la verità, a me terrorizzerebbe un po' l'idea di mettere vestiti di una persona che non c'è più, eh. Cioè, è strano sapere che quei vestiti prima erano di un ragazzo che è morto. Però, boh, alla fine ci sta, non va mai sprecato niente, quindi... Accettai volentieri. Ecco perché ho molti vestiti. Prima mi preoccupavo solo di quello che indossavo quando andavo a casa del signor Kit. Certo. Ma ora... ogni mattina mi facevo bello per Eddie. Eh beh, per forza. Che mi piaceva. Mio padre mi accompagnava a scuola la mattina. Poi andava a prendere il signor Kit e lo portava in ufficio. Quando mio padre notò che mi vestivo in modo diverso, iniziò a prendermi in giro. Ma come? Diceva: sembra che tu sia il proprietario di questa macchina ora. Non stupire. Sì, beh, effettivamente. Ti sei cominciato a chiamarti signor Ezra. Esatto. Io dicevo: papà, per favore, non prendermi in giro. Per scherzare, e lui diceva, tuo padre. Non sto scherzando, sei davvero figo con questi vestiti. Hai visto? Anche se uscivo di casa ogni giorno pensando che oggi mi sarei presentato a Eddie, non aveva mai il coraggio. Un classico. Ragazzi, scrivete nei commenti in quanti siete che state guardando questo video, ma siete timidi a dichiararvi a crush perché vi vergognate, non lo volete fare. Consiglio: buttatevi e fatelo, perché il tempo è denaro, eh. Riuscivo a farlo e cominciavo a perdere le speranze. Finalmente arrivò la mia occasione quando meno me l'aspettavo. Stavo pranzando alla mensa. Qualcuno venne al mio tavolo e chiese: questo posto è occupato?
non ci crede. E questo è quando l'universo proprio ti vuole bene, che il destino ti dice: guarda, ti amo. Cioè, letteralmente ti ha messo la ragazza che... di cui sei innamorato sulla... cioè, non ci credo. Quando alzai lo sguardo, vidi Eddie. Lei mi colse di sorpresa e io dissi: no, non è assolutamente occupato. Assolutamente, ma pure che lo fosse stato, guarda, l'avrei preso a calci nel sedere quello che c'era seduto. Eddie si sedette sorridendo. Mi tese la mano e disse: sono Eddie. Avrei voluto dire: lo so. Sì, lo so, so qualsiasi cosa di te, visto che letteralmente tipo sei la mia vita. Sono però... innamorato di te e anche del tuo nome, ma ovviamente... Però ovviamente hai detto: ciao, piacere, io sono Ezra. Non potevo. Mi tesi la mano e dissi: io sono Ezra. Non riuscivo però, piano piano, a piccoli passi, staccare gli occhi da Eddie durante il pranzo. Da vicino era ancora più bella. Certo. Ero veramente felice ora. Lei sapeva che io esistevo. E beh, già è qualcosa, già è qualcosa. Stiamo facendo piccoli passi. Il giorno dopo, a pranzo, cercai Eddie, ma non riuscii a trovarla. Greve, perché sperava che si fosse seduta di nuovo lì. Proprio mentre stavo lasciando la mensa per andare in classe, sentii la sua voce. Greve. Ezra, quando mi girai a guardare, lei era in piedi proprio di fronte a me. Prima... ah, proprio ormai, migliori amici, cioè da un pranzo. Che potessi dire qualcosa, lei disse: sono appena tornata dagli allenamenti di nuoto. Vieni, facciamo un TikTok. Non sapevo che Eddie avesse un conto su TikTok. Un conto? Cos'è, una banca? Girammo un video stupido e lo caricammo su entrambi i nostri account. Okay. Ovviamente iniziamo a seguirci a vicenda. Per forza! Cioè, quella sera chattammo per ore. Quando... su TikTok, mai sentita sta cosa, raga. Che la gente chattasse su TikTok. Cioè, so che ovviamente si possono inviare i messaggi. No, a dormire dovetti darmi un forte pizzicotto, perché avevo tanta paura che tutto questo fosse solo un sogno. Eh beh, certo, poi quando inizi a parlarci con Crush diventa tutto incredibile. Se poteva capisco. Fare così male, sicuramente non stavo sognando. Mi addormentai, sorridendo dalla felicità. La mattina mio padre mi accompagnò di nuovo a scuola. Proprio allora mi imbattì. Manco il tempo, già lei era lì. Strano che questa Eddie a caso si sia avvicinata subito, eh? Stai in Eddie. Solitamente camminavo per tutta la scuola solo per intravederla. Ma sai, invece adesso al contrario stava finendo. Questa volta si presentò proprio davanti a me. Ci incamminammo verso la scuola chiacchierando. In realtà era lei che parlava, perché io ero così nervoso che non riuscivo a pensare a niente da dire. Eddie ed io iniziamo ad incontrarci durante ogni pausa, ma non riuscivo a immaginare che a una ragazza come lei potesse anche solo lontanamente piacere uno. Questo è il problema dei ragazzi ricchi o popolari. Ragazzi, io vi racconto una storia, ok? Allora, voi lo sapete, io non mi reputo famoso, anche se voi ogni giorno dite: Xiao, sei famoso. Magari sì, su YouTube sono conosciuto, però per me essere famoso è tipo essere, boh, Justin Bieber, tipo quelle star che manco possono uscire. Cioè, io sono semplicemente un vostro amico, diciamo, virtuale. No? Mettiamola così, per rimanere umili. Però una cosa, per esempio, che io ho notato tantissimo dal lato appunto magari delle relazioni è che prima, letteralmente, quando non ero nessuno, quando ero un bambino, un ragazzino che magari mi curavo di meno, non mi vestivo bene magari come adesso, come mi piace, eccetera, non mi cagava letteralmente nessuno. Adesso che comunque sono conosciuto, da quando sono conosciuto su internet ho avuto molta più possibilità. E questo, diciamo, che è una cosa un po' dei ragazzi e delle ragazze, che quando diventano conosciute magari nei social o comunque magari sono ricche e benestanti di famiglia, spesso, non sempre ma spesso, ti si avvicinano delle persone che in realtà sono innamorate o comunque attirate da ciò che hai piuttosto che da ciò che sei, capito? Quindi state attenti, ragazzi, come eh? Me. Ecco perché continuavo a pensare che lei mi vedesse solo come un amico. Come mi disse più tardi, in realtà stava aspettando che io le chiedessi di uscire. Addirittura. Quando lei capì che non l'avrei fatto, decise di farlo lei. Ovviamente questo non mi venne in mente all'epoca. Così rimasi davvero sorpreso quando lei mi mandò un messaggio un sabato sera: vuoi uscire stasera? Ovviamente ci andiamo a prenderci una Coca-Cola. Così ci incontrammo in un bar vicino a casa sua. Alla fine della giornata stavamo insieme. Ma come? Ma perché nelle storie animate ogni volta ci mettono un'ora a fidanzarsi e nella vita reale ci vogliono mesi? Ma che relazioni sono? È normale che finiscono tutte, cioè. Ero così felice che non riuscivo. Cioè, è normale che finiscono tutte. Durano un'ora, in un'ora. Chiudere occhio quella notte. Non sono una persona a cui piace uscire la sera. Finché sono a scuola, preferisco concentrarmi sui miei studi. Bravo, ci sta. Bravo, bravo. Questa è una cosa brava. Sembrava che Eddie fosse il mio esatto opposto. TikTok, uscite, discoteche. Giovedì mi inviò un messaggio riguardo un ristorante. Scrisse: vuoi andare a cena qui domani?
Che è probabilmente un ristorante di 1 miliardo di euro. Ho sentito che è molto buono. Non mi piaceva l'idea, ma lei era la ragazza di cui ero innamorato. Quindi dici tu, vai, sottone fino alla fine, permettiamole tutto, che cosa vuoi che succeda? Tanto non dovrai sicuramente pagare tu, caro il mio Ezra. Dovevo dire di sì, ma c'era un problema. La grana. Il ristorante sembrava molto elegante. Pensai che probabilmente fosse costoso. Quando guardai il menù online, non potevo credere ai miei occhi. Beh, mica ti sembra stupida, Eddie. Era molto più costoso di quanto pensassi. Madonna. Avrei dovuto risparmiare la mia paghetta per un anno per potermi permettere un posto come quello. Eddie non lo dava a vedere, ma sembrava che la sua famiglia fosse molto ricca. No. Perché secondo me Eddie si aspettava che nel momento in cui tu esci con lei lì, gliela paghi tu la cena. Come quella tizia di TikTok che ora sta girando, che dice, sì, quella lì, uguale. Che fossero abituate ad andare in posto. Ma vedi che deve andare dal tizio del datore di lavoro di suo padre, che c'ha il figlio morto, a chiedergli i soldi, ma vedi. Sì, simili. Il giorno dopo a scuola, Eddie chiese, allora cosa ne pensi del ristorante? Seguo quel posto su Instagram, è un ritrovo di celebrità. Ah beh, certo. Con un filo di voce risposi, non mi sento a mio agio in posti come quelli. Bravo, bravo. Non possiamo andare in quel bar vicino a te? Ma anche tipo McDonald's, cioè. Aia. Eddie rimase delusa. Davvero? Ma io voglio veramente andare in questo posto. Non certo. Non sono mai stata in un ristorante così chic. Non... chissà perché. Non merito di andare in posti del genere, disse fissandomi. Ero confuso. Eddie stava dicendo che normalmente non sarebbe stata in grado di andare in un posto simile. Ecco, quindi con te ci doveva andare. Perché? Perché vedendoti quei vestiti addosso pensava che fossi uno ricco. Allo stesso tempo pensava che io potessi permettermi di portarla lì. Esattamente, ma poi alla prima uscita, cioè, ma come ti permetti? Cioè ci sta che magari dopo che uno è fidanzato magari da tanto tempo vuole andare appunto con la sua ragazza o col suo ragazzo e appunto in un ristorante magari che costa tanto, che ne so, per un anniversario, per una festa, comunque per celebrare qualcosa. Ma non è che per un'uscita normale vado a spendere 500 euro per una cena. Io i tortellini a casa mi mangio. Così dissi. Tesoro, mi imbarazza dirlo, ma penso che andare in un ristorante così lussuoso probabilmente costerebbe quanto mio padre guadagna in un mese. È cioè, capito? Possibile che io possa permettermelo. Bravo, bravo, però è stato umile, complimenti, bravo, bravo. Ragazzi, ammettere queste cose è sempre la cosa migliore, perché la gente, spesso, soprattutto al giorno d'oggi, la gente non so perché ha paura di dire che magari non ha soldi o che non si può permettere certe cose. Gente che si fa i debiti per permettersi cose che non si può comprare. Io non la capirò mai questa cosa, mai. Cioè, se non potete andare in un posto, non vi potete comprare una cosa, ditelo apertamente. Se poi la persona a cui lo dite vi giudica, vi dite, ah, siete dei poveracci, capite benissimo che non è una persona a che vi dovete mettere vicino. Semplicemente, ragazzi, eh. Eddie si arrabbiò molto e alzò la voce. Ezra, la tua famiglia è così ricca, perché mi stai mentendo? Ecco, appunto. Quando dissi, cosa te lo fa pensare? I vestiti! Lei disse, perché hai un autista che ti accompagna a scuola. È tuo padre l'autista. Ogni giorno, perché la tua macchina vale una fortuna. Perché indossi solo vestiti firmati. Pensi che non si capisca che la tua famiglia... Sì, allora, diciamo che da un lato posso capire anche il pregiudizio degli altri, perché chiaramente se giri con vestiti costosi, all'occhio della società sicuramente i vestiti non li hai rubati, quindi sembri uno ricco. Però, ragazzi, questo è anche per dirvi che, non solo in negativo e in positivo, non giudicate mai un libro dalla copertina, perché ognuno ha la propria storia e ogni storia è diversa. Il mondo è bello perché vai, ricordatevi queste cose. È molto benestante? Io dissi. Mio padre fa l'autista. La macchina che hai visto appartiene al suo capo. Esatto. I vestiti che indosso appartenevano al figlio del suo capo. In realtà è una storia molto triste. Un giorno te la racconterò. Non credo che tu non abbia più la possibilità, visto che tra 3, 2, 1 ti lascerà. Eddie cominciò a piangere. Improvvisamente. La Madonna! Interlò. Mi hai mentito! Ma manca parlato quello, non ha detto niente. Quando tu hai pensato tutto. Dissi. Tesoro, hai capito male. Ti sei fatto un film. Lei disse, non chiamarmi tesoro. E corse via. In quel momento Eccoci. Mi fu tutto chiaro. Eddie aveva pensato che io fossi ricco. Era diventata la mia ragazza perché pensava di poter... Che schifo però, posso dirlo. Cioè, vivere la... bruttissimo mettersi con una persona solo per i suoi soldi, Vita dei suoi sogni con me. Mi sentì davvero umiliato. Cioè, lei già si immaginava praticamente con... ad arrivare a scuola con l'autista, a fare la figa con le amiche, no? L'amore della mia vita... era una cacciatrice di dote. Esatto. E non sentiva nemmeno il bisogno di nasconderlo. Per beh, certo. Per alcuni giorni, figurati. Rimasi sconvolto. Pensavo a Eddie ogni momento della giornata. Bravo lo stupido, ancora peggio. Ma poi capì che questo non era il modo giusto di affrontare la cosa. Invece di essere triste, dovevo trarne qualche insegnamento.
Tipo che devi stare attento appunto alle persone di cui ti circondi. Ero innamorato di Eddie solo perché era bella, ma come avevo imparato e lei era innamorata invece della grana, proprio della banconota. L'aspetto può essere ingannevole. Mi sentì meglio quando cominciai a pensare in questo modo. Lo strazio che mi teneva sveglio la notte se ne andò ben meno presto. Meno male. Un giorno mio padre disse: il mio capo ci invita a casa sua. Ha detto greve. Che ha qualcosa di importante da dirci. Greve. Andammo lì quella sera. Il signor Kit è una persona meravigliosa. Ci stavamo divertendo molto come sempre. Poi un uomo entrò nella stanza. Oddio. Il signor Kit disse: lasciate che vi presenti il mio avvocato. Il signor... Ma è uguale a lui? Signor Turner, oggi okay. Lui è con noi per una questione molto importante. L'avvocato tirò fuori un documento e cominciò a leggere. Tipo l'eredità o qualcosa. Non potevamo credere alle nostre orecchie. Mia mamma non riuscì a trattenere le lacrime. Sì, qualcosa, tipo gli vuole lasciare un sacco di soldi. Il documento era il testamento del signor Kit. Non avendo altri parenti, aveva deciso di lasciare metà della sua fortuna in beneficenza e la restante metà a me. Divenni... Non ci credo. Incredibilmente ricco da un giorno all'altro. Sì, ma questo non significa che mo ti devi rimettere con quella, perché quella è innamorata dei soldi. Signor Kit disse: questa è la migliore decisione che abbia preso nella mia vita. Sì, ho perso mio figlio, ma ora ho un figlio onorario. Ah, un figlio onorario, quindi può veramente esistere questa cosa a livello legale? Ok. E mi abbracciò. Avrei ricevuto l'eredità in futuro, ma il signor Kit voleva che avessimo da subito una vita migliore. Così okay. Ci trasferimmo a casa sua. Greve, cioè li ha aiutati, ma come, cioè con lui? Iniziai a frequentare una scuola privata. Greve. Ora stavo davvero vivendo la vita che Eddie sognava. Però senza fare lo schifoso e senza fare lo sciacallo, tu sei un ragazzo a posto. Lei non sapeva nulla di tutto questo, certo. Perché avevamo smesso di parlare. Un giorno il signor Kit mi chiamò nel suo ufficio. Lui mi disse: la mia azienda ha bandito un concorso, dovrei consegnare le medaglie ai vincitori, ma sono sicuro che sono tutti giovani come te. Oddio, un concorso, medaglia, nuoto e mo c'è lei. Piacerebbe andarci per conto mio? Greve! Sono davvero entusiasmato. Mezzo. E mo c'è lei, però dopo, io e mio padre eravamo sul posto. Avete indovinato bene. E la vecchia scuola. Era una gara di nuoto. Ah, ok. Molto vabbè. Probabilmente Eddie sarebbe stata lì. La greve. Cerimonia di premiazione era già iniziata quando entrai nella sala. Il presentatore disse: il nostro sponsor consegnerà la medaglia ai vincitori. Mi avviai rapidamente verso di loro. Proprio accanto al presentatore. E c'era anche, ovviamente. C'era il podio con i primi tre classificati. Ovviamente lei al primo posto, figurati. Quando vidi che Eddie era una di loro, le mie ginocchia iniziarono a tremare. Greve. Venne fuori che lei aveva ottenuto il secondo posto. Era chiaramente sorpresa di vedermi. Prima consegnai la medaglia d'oro alla vincitrice. Poi mi trovai di fronte a Eddie. Greve. Sorrisi mentre le mettevo la medaglia d'argento al collo. Congratulazioni, dissi. Eddie non disse nulla perché greve. Era completamente sbalordita. Sì, perché comunque lei pensava che fosse povero, poi cioè non si è capita sta storia. Quella sera ricevetti il messaggio che stavo aspettando. Ovviamente. Hey, come va? Non risposi. Perché bravo! Non sapevo come rispondere. Bravo, blocca, come dice bello figo. Dopo un po' Eddie scrisse: ho sempre saputo che tu mi stavi mentendo. Questo mi fece arrabbiare. Ho risposto: non ti ho mai detto una sola bugia in vita mia. Sì, appunto, quella si è creato un film in tutta la sua testa, non è colpa sua, poverino, eh. Davvero, non ero ricco quando uscivamo insieme, ma poi è successo qualcosa di sorprendente. Eddie rispose: non capisco niente di tutto ciò, ma sì, non voglio farne un dramma. Mi sei mancato così tanto. Sì, certo. Sono sicura che anche io ti sono mancata, ovviamente. No, per niente, bloccala. Niente, non risposi. Lei deve aver recepito il messaggio, perché da allora non cercò più di mettersi in contatto con me. Bravo. Grazie per avermi ascoltato. Bravo. Se vi piace la mia storia, non dimenticate di mettere mi piace al video. Io raga, sono d'accordo con lui. Alla prossima. Ciao Ezra, ragazzi, io sono d'accordo con lui per un semplice motivo. Secondo me, per quanto poi sia stato brutto magari il gesto in sé di non rispondere a lei, ha fatto bene perché comunque non è una ragazza che si è comportata bene e palesemente voleva solamente i soldi. Questo video ci fa capire ovviamente che non dobbiamo mai giudicare un libro dalla copertina e soprattutto, ragazzi, vi dovete innamorare di qualcuno anche a livello amichevole, cioè dovete essere attirati da qualcuno, non da quello che possiede, ma dalla persona che è. Perché uno può essere ricco, bello quanto volete, ma se fa schifo come carattere, è la cosa peggiore del mondo. Ci vediamo alla prossima. Bacino.